nelle forme e nei limiti della Costituzione. La professoressa Marta Cartabia, la prima donna nella storia d'Italia a rivestire la carica di presidente della Corte Costituzionale, ci spiegherà ora il primo articolo della nostra Carta. Ascoltiamo la sua lezione. Parliamo spesso di democrazia e in particolare spesso riflettiamo sulla crisi della democrazia nelle nostre società contemporanee. Molti osservatori notano che per esempio c'è una grande disaffezione da parte della popolazione nel momento negli appuntamenti elettorali, quindi un basso tasso di partecipazione al momento del voto, ma ancora di più nel momento della partecipazione alla vita attiva dell'agorà, dello spazio pubblico. Altri sottolineano che la democrazia è in crisi perché si sta trasformando profondamente lo spazio del dibattito pubblico sotto la pressione dei nuovi media. Si nota per esempio che mancano i mediatori, mancano le intermediazioni, il ruolo dei partiti è indebolito, oppure che i dibattiti nei social media spesso sono polarizzati. Ci richiudiamo spesso nelle echo chambers, come ha sottolineato Cass Sunstein, dove andiamo a cercare persone simili a noi e dove il confronto si impoverisce. Addirittura nei social media e in generale in internet siamo più facilmente esposti alle fake news, alla disinformazione, con tutte le conseguenze che ciò comporta. Ma questa riflessione sulla crisi della democrazia ci deve portare a interrogarci di nuovo con occhi freschi su che cosa sia la democrazia nella nostra Costituzione, nel nostro ordinamento costituzionale italiano contemporaneo. E la Costituzione ne parla subito all'articolo 1. Le prime parole sono proprio dedicate a questo. Si dice: l'Italia è una repubblica democratica. E poi però prosegue la Costituzione dicendo: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Dunque, di quale democrazia parliamo quando parliamo della democrazia italiana? In questo articolo 1 ci sono tre parole chiave su cui vale la pena soffermarsi per riprendere consapevolezza di che cosa significhi vita democratica nell'ordinamento costituzionale italiano. La parola appartiene, la sovranità appartiene al popolo, e poi forme della democrazia e limiti della democrazia. Sulla prima parola, la sovranità appartiene al popolo, i costituenti si sono soffermati molto a lungo e hanno molto dibattuto. Alcuni di loro ritenevano che il verbo più appropriato fosse: la sovranità risiede, non appartiene al popolo. Risiede per sottolineare che il popolo ne è titolare e lì viene esercitato tutto il potere democratico. Altri, per converso, invece preferivano usare un altro verbo, che era la parola emana o promana dal popolo, la sovranità promana dal popolo, risiede o emana. E invece fu scelta una terza via, l'idea della sovranità che appartiene al popolo. Sembrano questioni linguistiche, in fondo di poca portata, ma invece dietro questa scelta lessicale c'è in fondo un grandissimo dibattito, che è il dibattito sull'alternativa tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. La democrazia diretta nella storia dell'umanità è rappresentata dall'esperienza di Atene, soprattutto dell'Atene del V secolo, dove il popolo radunato nella piazza pubblica decideva quale regole darsi, decideva in fondo quale governo darsi, era una forma di autogoverno. Poi la democrazia sparisce nella riflessione politica e ricompare molti secoli dopo, all'inizio dell'Ottocento, all'inizio con lo Stato liberale, quando però, per parlare di democrazia, per ridurre i poteri del re, i poteri della monarchia assoluta, al centro non c'è più l'agorà o la piazza pubblica, ma c'è il Parlamento.
Quindi una forma diversa di democrazia, la prima una democrazia diretta, demos e kratos sono sempre il significato etimologico in ogni tempo dell'idea di democrazia, ma quella prima democrazia risorge molti secoli dopo nella forma della democrazia rappresentativa. Ora, come si posiziona l'Italia, la Costituzione italiana rispetto a questi due grandi idealtipi, due grandi prototipi? Abbiamo detto prima, la Costituzione parla di forme al plurale della democrazia, non c'è un'unica forma con cui si esprime il potere della sovranità popolare. E infatti, benché al centro dell'ordinamento ci sia il Parlamento, è il Parlamento che ha il potere di fare le leggi secondo l'articolo 70 della Costituzione, ma è anche il Parlamento il perno di tutta la forma di governo, Parlamento che dà la fiducia al governo senza la quale il governo non può svolgere i suoi poteri, è il Parlamento che elegge il capo dello Stato, è il Parlamento che ha il potere di modificare persino la Costituzione, poi eventualmente con l'intervento del popolo di un referendum. Questa centralità del Parlamento è l'ossatura fondamentale della democrazia italiana, ma non è la forma esclusiva. Infatti, nel sistema italiano, che è basato principalmente sulla rappresentanza e quindi sull'elezione dell'istituzione parlamentare, vengono innestate delle forme di partecipazione diretta del popolo. La petizione popolare all'articolo 50 della Costituzione, l'iniziativa legislativa popolare, ma soprattutto il referendum abrogativo previsto dall'articolo 75, che ha svolto una parte importante anche nella storia della Repubblica italiana, nella storia politica italiana, soprattutto in determinati momenti storici. Un importante studioso che ha riflettuto molto su queste forme della democrazia ha usato un'immagine molto efficace e dice, Massimo Luciani, che sul tronco della democrazia rappresentativa, quella che porta i cittadini a eleggere i propri rappresentanti, la Costituzione italiana innesta dei rami di democrazia partecipativa diretta. Il tronco e i rami, questo è il rapporto tra le forme che la Costituzione prevede debbano essere rispettate per esercitare questo potere del popolo che la democrazia vuole mettere al centro. Ma l'ultima parola su cui dobbiamo soffermarci è la parola limiti. Perché appunto questo articolo 1 dice nelle forme e nei limiti della Costituzione. La sovranità è popolare, ma è anche limitata. Sembra quasi un paradosso, un ossimoro. La sovranità sembra disegnare il potere ultimo, il potere assoluto. Si diceva, i primi studiosi della sovranità, per esempio Baudin, che la sovranità è il potere di colui che non riconosce nessuno sopra di sé. Ma allora come può essere una sovranità limitata? Ebbene, la Costituzione italiana prevede dei limiti che sono anzitutto il rispetto dei principi costituzionali, che significa rispettare ciascun potere il proprio ambito di potere. Diceva Montesquieu, occorre che il potere limiti il potere, perché è nell'umana natura che ciascuno tenda a esercitare il potere che gli ha affidato, magari debordando un po' oltre i confini previsti, e soprattutto nel rispetto dei diritti della persona. La sovranità è del popolo, il potere è promana, emana, appartiene al popolo, ma questo potere deve arrestarsi sulle frontiere della persona, diceva Todorov. E per garantire tutto questo, per garantire la separazione dei poteri, la giusta distinzione dei ruoli e garantire soprattutto che tutti i poteri rispettino sempre la persona umana che è al centro di tutta la struttura costituzionale, occorre un garante. Questo garante è stato identificato in una istituzione totalmente nuova che non esisteva prima della nascita della Costituzione, che è la Corte Costituzionale.
Le lezioni per oggi terminano qui. Se avete dubbi, curiosità o domande, scriveteci sui social di Rai Cultura. Potete anche rivedere tutte le puntate del programma sul sito di Rai Play. Noi torneremo domani alle 15.20 su Rai 3 e alle 18.30 su Rai Storia, in compagnia delle nostre maestre e dei nostri maestri, perché la scuola è un esercizio di libertà. Campanella! Anche from Miami, FLA.